sì, cazzo, sì, finalmente posso parlarvi. Finalmente posso parlarvi, ragazzi, cazzo. Non ce la facevo più, vi giuro, non ce la facevo più. Paradossalmente, come potete vedere, il mio record era, per assurdo, 724.900, perché ho fatto più, ho usato più, diciamo, meccanismi per ottenere più punti. Qui non ho voluto rischiare. Il mio scopo era quello di prendere tutte le S nel livello 3+. Chi non conosce il gioco, qui ovviamente siamo su Tamper, è un gioco di ritmo, è un gioco che, concedetemelo, cioè richiede molta bravura, molta concentrazione, molto sangue freddo, soprattutto giocato a questa difficoltà, perché non solo, se io perdevo in questo livello, ipotizzo, e non ho sbagliato nessun tasto in questo livello, in altri sì. Se io partevo in questo livello, mi dovevo rifare tutti i 20, 21, 22, 23, 24, 25 livelli. Il mio scopo era appunto quello di prendere tutte le S e mostrarvelo. Allora, potevo giocare meglio, però veramente ero troppo sotto pressione. Cioè, finalmente anche qua sono riuscito a prendere la S. Questo per me, credetemi, è un grande traguardo. Io spero che questo video vi sia piaciuto veramente, perché ci ho messo il cuore, credetemi, e cioè, sono stanco, sono le 4:30. Sono le 4:30 e sono un pirla come me. Alle 4:30 di notte si può mettere a fare una roba del genere su Tamper. Oltretutto che, oltre all'abilità poi che richiede e appunto alla conoscenza ovviamente del gioco, a livello visivo è stancante, ragazzi, ve lo assicuro. È tremendamente stancante, soprattutto appunto se volete giocarlo senza sbagliare nulla. Come stavo dicendo, questa la gioca più. Poi c'è la gioca normale, dove come potete vedere ho ottenuto già tutte le S, infatti io il gioco l'ho platinato. E niente, spero vi piaccia, perché secondo me è un bel gioco, è un gioco che vi tiene sempre sotto pressione, veramente con la tachicardia al limite, veramente. E questo livello di merda, ragazzi, perdonatemi il francesismo, ma sapete che non ho peli sulla lingua, l'avevo già fatto con un punteggio migliore, tra l'altro, come potete vedere, solo che non avevo preso la S alla fine, perché non mi ha recepito l'input. Nell'ultimo livello io ho schiacciato. Il problema di Tamper è che la X e la levetta analogica, o il direzionale in base a quello che usate, è costantemente sotto pressione, e quindi, ahimè, può capitare lo spiacevole inconveniente che voi schiacciate e non viene recepito l'input e vi dà il tasto sbagliato. E se sbagliate un tasto proprio che schiacciate e lo toppate, mandate a puttane il punteggio. Vi assicuro che è così, perché il gioco lo conosco bene. C'è dei momenti dove vi grazia, perché effettivamente prima avevo sbagliato un tasto, ma attenzione, non è che l'ho schiacciato e l'ho sbagliato, o perdonatemi, scusate, l'ho proprio mancato. Ecco, se mancate un tasto che riuscite poi però a pararvi il culo creandone un altro con la meccanica appunto di raddoppiare il punteggio che vi ho spiegato nei miei gameplay di Tamper, allora è un altro discorso. Comunque sono molto soddisfatto, perché il mio scopo era quello di prendere la S. Ovviamente il mio scopo, ragazzi, nel gioca più, tra l'altro, come potete vedere, ragazzi, in gioca più io non sono ancora riuscito a terminare il livello 8 più e il livello 9 più, perché sono veramente difficili. Questi quasi quasi li terrei se il canale cresce. Allora mi farò il culo per magari riuscire a finirli, anche se già è difficile riuscire appunto a finirli, ma sarebbe una grande soddisfazione per me. E invece prendere proprio le S in tutti i livelli gioca più, che poi è l'hard mode del gioco, è quasi improponibile. Cioè veramente bisogna buttarci una marea di ore. E comunque, se siete interessati, io ogni tanto su Twitch, sempre con il nome di 100 The Final Dragoon, porto in live questo gioco, è un gioco che a me piace molto. E niente, ce l'ho fatta, finalmente posso pubblicare questo dannato video, sperando vi possa piacere, nonostante comprendo che sia un gioco poco conosciuto, che magari da vedere non sia bello. Però intanto io l'ho fatto. Bene, ragazzi, bella lì.